Dopo aver esaminato gli aspetti più normali del verbo, quelle che sono le sue coniugazioni regolari, sia per quanto riguarda la forma attiva, sia per quanto riguarda la forma passiva, sia per quanto riguarda la forma deponente, nella lezione di oggi cercheremo di occuparci di alcune anomalie, particolarità delle forme verbali. La lingua non è una struttura matematica, non è una struttura in cui tutto deve tornare secondo i conti teorici più raffinati, la lingua è un fenomeno storico, dunque l'uso dei parlanti predomina su quella che sarebbe una regola astratta e per cercare di inserire queste consuetudini della lingua all'interno di un modello da apprendere bisogna per forza lasciarsi degli spazi che vengono considerate eccezioni, che vengono considerate irregolarità, anomalie della lingua stessa. Queste rischiano di essere molto numerose quando la lingua vuole avere un canone particolarmente rigoroso, ed è proprio il caso del latino, dove si cerca di incasellare in norme piuttosto rigide un po' tutta la lingua. Se noi volessimo percorrere tutte quante le irregolarità reali o presunte del verbo, eh, avremo bisogno di una quantità enorme di tempo. Tra l'altro molte di queste anomalie o irregolarità in realtà non creano veri e propri problemi, in quanto nella traduzione dal latino in italiano si riesce comunque a capire di fronte a che forma verbale ci si trova e ancora di più di fronte a quale significato del verbo ci si trova, che è la cosa più importante di tutte. Dunque, in questa lezione di oggi noi ci limiteremo soltanto a quei casi più rilevanti, più evidenti e soprattutto più frequenti nel latino, che è necessario conoscere dal momento che si presentano assai spesso e dal momento che un fraintendimento nella interpretazione della forma verbale potrebbe portare a conseguenze negative nella interpretazione di tutto il passo all'interno del quale questa forma verbale eh, compare. Cominceremo con alcuni casi eh, un po' più generali e poi scenderemo al particolare di alcune specifiche forme verbali che, lo vedrete, sono anche quelle che non a caso in italiano presentano anomalie del medesimo tipo. In realtà uno dei verbi più irregolari lo abbiamo già visto ed è il verbo essere. In quanto il verbo essere, proprio per la sua enorme diffusione, ha avuto una serie di forme che si sono giustapposte e hanno dato vita a un verbo in cui ci sono delle persone che cominciano con la lettera S, delle persone che cominciano con la lettera E, delle persone che cominciano con la lettera F. Dunque, all'interno della flessione di questo verbo, noi troviamo più temi con più esiti per ciascuno di questi temi. Ma vedremo ora prima alcune categorie che fanno eccezione e poi alcune singole forme verbali per le quali si può parlare di anomalie, irregolarità o comunque eccezioni particolari. Cominciamo con una eccezione che riguarda la forma. Vi ricorderete che noi abbiamo diviso i verbi in attivi, passivi e deponenti. Attivi e passivi coincidono con il nostro concetto di attivo e passivo nella grammatica italiana, verbo attivo quando il soggetto compie l'azione, verbo passivo quando il soggetto è oggetto dell'azione, quindi l'azione viene fatta sul eh, soggetto. I verbi deponenti che sono invece una caratteristica tipica della lingua latina sono quelli in cui la forma è passiva ma il significato è attivo. Accanto a queste tre categorie essenziali dell'attivo, del passivo e del deponente c'è poi un'altra specifica tipologia di verbi assai limitata, assai ridotta nel numero ma con una certa frequenza nelle ricorrenze di verbi che vengono chiamati semideponenti. Si chiamano semideponenti quei verbi che in alcuni tempi hanno la forma attiva, in altri tempi hanno la forma deponente. Vediamone un elenco nella prima schermata che è alle mie spalle. Questo elenco è diviso in due parti, una parte superiore in cui abbiamo i verbi semideponenti che nei tempi derivati dal presente hanno una forma attiva, e nei tempi derivati dal perfetto hanno una forma deponente, cioè un aspetto passivo. In questo caso il significato è comunque sempre un significato attivo, sia che la forma sia attiva, sia che la forma sia del passivo, cioè del deponente. Dunque, sia che noi troviamo o, il primo dei verbi che compaiono all'interno della schermata sia che troviamo audio, audio, audes, infinito, audere, sia che troviamo ausus sum, il perfetto, o i tempi che da questo ausus sum derivano, in ogni caso noi dovremmo tradurre osare, cioè io oso, tu osi, io osai, osare all'infinito. Mai essere osato, questa impresa fu osata, questa impresa fu osata, non si può dire in latino perché ausus sum e quindi aus est è attivo e non è passivo. Bisognerà rivoltare la frase se noi per un caso traducessimo dall'italiano in latino. Dunque, audio audes, ausus sum audere è un caso di verbo semideponente. In questo caso vedete che la formazione del tema del participio perfetto, ausus, quindi di un supino, è legata al tema del presente aud perché eh, il cambiamento di consonante è comprensibile attraverso quegli incontri fonetici di cui abbiamo già parlato a proposito di altre forme verbali. Analogo è il caso del secondo verbo che trovate all'interno della schermata, che è il verbo gaudeo gaudes gavisus sum gaudere. Anche qui Gaudio, gaudes, gaudere sono di forma attiva, Gavisus susum è di forma deponente, ma sia il presente sia il perfetto hanno sempre significato attivo. Io godo, tu godi, infinito godere, Gavisus susum io godei, io godetti, non io sono stato goduto. Ora in Gavisus sum noi troviamo rispetto a Gaudeo un... Forma di perfetto, di participio perfetto, in cui il tema deve essere preso senza la consonante di, perché da GAU, voi sapendo che la U e la V sono in realtà la stessa lettera, con l'aggiunta di quel I potete costruire gavi. Quindi ci troviamo ancora di fronte a un verbo in cui comunque il tema di Gaudeo e il tema di gavisus anche se sembrano diversi, in realtà coincidono. Ci troviamo di fronte al medesimo tema con il passaggio della U da vocale a consonante. Ancora, soleo soles, solitus sum solere, ha una forma passiva deponente al perfetto solitus sum. Anche qui rispetto a soleo abbiamo un normale participio come da moneo monitum monitus così da soleo solitum solitus sum dunque è un verbo in cui non ci sono anomalie nella formazione dei tempi ma soltanto nella forma nella diatesi che si alterna tra attivo e deponente ancora fido fidis fisus sum fidere è un verbo in cui il tempo perfetto si forma dalla medesima radice di fido, è la stessa forma rispetto ad audio, aud, ausus, fid, fisus, come vedete è il passaggio della dentale a sibilante, fido, fidis, fisus, sum, fidere, a differenza dei tre verbi precedenti, appartiene alla terza coniugazione, i tre verbi precedenti appartenevano invece alla seconda. Gli ultimi due sono dei composti del verbo Fido. Se prendiamo Fido e anteponiamo a Fido le preposizioni cum o diff, dis, abbiamo confido, confidis, confissus sum, confidere, diffido, diffidis, diffissus sum, diffidere. Allora questa serie di sei verbi, tre della seconda e tre della terza, costituisce l'elenco degli esempi in cui ci troviamo di fronte a verbi semideponenti con i tempi del presente di forma attiva, i tempi del perfetto di forma deponente. Al contrario, gli ultimi due verbi della schermata, revertor, reverteris, reverti, reverti, devertor, deverteris, deverti, deverti, come vedete sono due composti della stessa forma, presentano al contrario, come dicevo, la forma deponente al presente e la forma attiva al perfetto. Quel perfetto reverti, revertisti, revertit, proprio per avere la forma attiva finisce col coincidere con l'infinito. L'infinito è del tipo lego, legis, passivo, legor, legeris, leggi. Se voi ci fate caso, il perfetto attivo leggi coincide con l'infinito passivo leggi. Qui, essendo nel medesimo paradigma, si nota di più la coincidenza tra il perfetto attivo e l'infinito passivo, per così dire, in questo caso deponente. Quindi, nel caso di revertor, reverteris, tornare, verbo intransitivo, in ogni caso, noi non possiamo avere altra forma se non quella attiva, altro significato se non quello attivo, che sia eh, deponente o che sia attiva la forma. Questo per quanto riguarda i verbi eh, semideponenti. Un'altra categoria di verbi da prendere tutta insieme, da esaminare tutta insieme, è quel gruppo di verbi cosiddetti in io di cui abbiamo avuto modo di parlare quando facevamo riferimento alla terza e alla quarta coniugazione, dicendo che questi verbi in io presentano... Qualche aspetto tipico della quarta e qualche aspetto tipico della terza. In particolare, hanno all'indicativo presente quella lettera I in capio, facio e così via, all'indicativo presente prima persona, ma la terza persona, eh, la prima plurale, la seconda plurale, eh, capimus, eh, facimus e così via, ci indicano che la I è breve. E, con quella i breve non può essere se non terza coniugazione. Una conferma di questa appartenenza alla terza ci viene dall'infinito che termina in ere e non in IRE. Esaminiamoli perché vedremo che questi verbi hanno alcune costanti al loro interno. Abbiamo capio capis, cepi captum capere. Prendiamo facio. Facio facis, feci. Factum facere. Prendiamo Iacio, Iacio, Iacis, Ieci, Iactum, Iacere. Eh, così diciamo essenzialmente piccoli cambiamenti in altri, ci accorgiamo che c'è un cambiamento tra l'indicativo presente dove la forma è in A e vi aggiungo una A breve e il perfetto dove invece la forma è in E e vi aggiungo una E lunga. Questo è importante perché da questi verbi derivano molti composti che bisogna leggere senza commettere errori. Da capio, per esempio, noi abbiamo incipio, incipis, incepi, inceptum, incipere. Quindi l'alternanza tra brevi e lunghe nei composti provoca una diversa accentazione delle parole perché in alcuni casi l'accento deve risalire sulla terzultima, in altri casi l'accento rimane sulla penultima sillaba. Ora, la formazione dei perfetti di questi verbi in io è molteplice. Noi abbiamo alcuni casi in cui l'alternanza di quantità e il cambiamento della vocale, la cosiddetta apofonia, provoca la distinzione tra il presente e il perfetto, altri casi in cui abbiamo i suffissi del tipo V, cupio cupis, cupivi, che è del tipo di audio, audis, audivi, anche se ci troviamo di fronte a un verbo di terza, ricordiamolo sempre. Abbiamo dei casi in cui c'è una differenza di quantità, ma non di vocale, fodio fodi, perché in fodio la o è breve e in fodi la O è lunga, fugio fugi. La U di Fugio è breve, la U di Fugi è lunga. Abbiamo degli altri casi in cui invece il perfetto si forma con il suffisso SI, del tipo eh, vivo, vivis, vixi e, così, e analoghi. In questo caso, per esempio, il licio, il lexi, cambia la vocale e si aggiunge la S che insieme con la C di il licio dà quel il lexi. E analogamente aspicio, aspicis, aspexi dove la C di aspicio più la S da questo aspexi. Abbiamo dei casi del tipo moneo monui, in rapio, rapis, rapui. Abbiamo poi un caso di perfetto raddoppiato, ce ne sono vari in latino, è il numero 8, il verbo pario, perché pario, paris fa il perfetto peperi, partum, parere, dove quel Peperi presenta due volte la sillaba iniziante per P con il cambiamento della A in E, quindi un raddoppiamento del perfetto del tipo di tango tangis tetigi e così via. Chi conosce sia pure poco il greco sa che il perfetto in greco si forma proprio attraverso un raddoppiamento di una sillaba che ha la medesima consonante iniziale della radice del verbo seguita dalla vocale E. I verbi io, come vedete, sono abbastanza numerosi. Voi qui avete un elenco di dodici che non è affatto esaustivo perché ci sono poi i composti che abbiamo eh, detto da capio ma anche da faccio e così via. Eh, I composti sono assai numerosi. Oltre i dodici che abbiamo visto in io di forma attiva, ci sono poi dei verbi in io di forma deponente, per fortuna meno numerosi, ma piuttosto frequenti nell'uso. Eh, I verbi sono gradior, graderis, gressus, sum gradi, che significa camminare, ma che ha molti composti, egredior uscire, ingredior entrare. Vedete che in questo caso ci troviamo di fronte a una tipologia del tipo facio, perché gradior ha poi un vocalismo e in gressus. Abbiamo poi Morior Moreris Mortus sum mori, participio futuro morituri di cui abbiamo parlato in una recente lezione, e patior Pateris, Passus Sum Pati, soffrire il greco pasco, la passione di Gesù Cristo e eh, tutti i sostantivi che da questo medesimo tema possono derivare. Ancora, accanto a questi verbi che costituiscono dei blocchi, dobbiamo collocare poi i verbi che invece vanno esaminati uno per uno perché le loro flessioni sono particolari, atipiche, anomale. Si tratta di verbi molto frequenti, di solito brevi nella forma, che eh, vengono usati. Eh, nel colloquio, nel dialogo di tutti i giorni. Dicevamo di sum, ma accanto a sum dobbiamo ricordare i verbi che trovate in questa schermata. Fero, volo, eo, un composto di eo che è queo, poi fio e edo. Questi verbi hanno la caratteristica di essere atematici. Che cosa significa verbo atematico? è atematico quel verbo che unisce le desinenze direttamente al tema senza bisogno di una vocale. Vi ricordate che quando parlavamo delle quattro coniugazioni regolari dicevamo che la prima è in A, che la seconda è in E, che la terza è anch'essa con vocale tematica eh, che si presenta in forme diverse, essenzialmente I breve, e la quarta è invece in una I lunga. In questi casi invece non c'è una vocale che viene interposta tra che viene normalmente, regolarmente interposta tra il tema del verbo e le desinenze. Questo dà origine a incontri di consonanti che provocano delle flessioni in cui non sempre le desinenze rimangono inalterate, non sempre i temi rimangono inalterati. In alcuni casi poi non c'è soltanto questo problema di incontro fra desinenze e temi, ma ci sono anche dei problemi di temi diversi all'interno del medesimo verbo. Vi ricordate che a proposito di sum dicevamo che accanto a un tema es c'è un tema fu per la costruzione dei tempi del perfetto. Allo stesso modo noi abbiamo in alcuni dei verbi qui elencati delle differenziazioni tematiche di cui eh, parleremo eh, fra poco. Cominciamo a esaminarne uno: quello che significa portare, fero, fers, tuli latum ferre. Guardiamo già il paradigma. Il paradigma ci dice che questa radice fer che troviamo nell'indicativo presente, prima e seconda persona, che troviamo nell'infinito non è uguale alla radice del perfetto e non è uguale alla radice del supino. Se nel verbo sum noi avevamo due temi, nel caso del verbo fero noi abbiamo tre temi, perché oltre fer del presente abbiamo tul del perfetto, abbiamo lat del supino. In questo caso sono in pratica tre verbi completamente differenti l'uno dall'altro che vengono messi insieme per costruire un unico verbo. L'uso linguistico ha fatto morire una parte delle forme di fero, ha fatto morire una parte delle forme da cui il perfetto tuli, ha fatto morire una parte delle forme da cui il supino latum. Le forme sopravvissute si sono unite. E hanno dato vita a quello che è apparentemente un unico verbo, ma in realtà tre verbi consorziati, tre verbi uniti insieme, i quali hanno il medesimo significato, ma ognuno ha un particolare dominio per quanto riguarda i tempi e i modi. Non tutte e tre le forme verbali sono presenti dappertutto, compaiono alcune al presente, altre al perfetto, altre al subino e relativi tempi derivati. Ora. Mentre per quanto riguarda Tuli e i tempi derivati dal perfetto Tuli, per quanto riguarda Latum e i tempi derivati dal supino Latum, non ci sono problemi di formazione morfologica. Tutti i tempi derivati dal perfetto Tuli si formano come i tempi derivati da leggi. Tutti i tempi derivati dal supino Latum si formano come i tempi derivati dal supino Lectum. Non ci sono difficoltà o complicazioni. Per quanto riguarda invece le forme del presente fero, ci sono le conseguenze della mancanza della vocale tematica, per cui a differenza di lego, legis, legit, noi abbiamo fero, fers, fert, dove a fer sono giustapposte la s e la t della desinenza senza che ci sia alcuna vocale in mezzo al plurale Abbiamo ferimus, fertis, ferunt, dove c'è stata un'inserzione vocale nella prima e nella terza, ferimus e ferunt, ma non nella seconda, fertis, che ricalca il fert della terza persona singolare, quindi dopo fer la lettera T iniziale della desinenza. Analoga è la situazione se esaminiamo il passivo. Da feror che corrisponde a «fero», si passa a «ferris», dove la «r» di «ris» è giusta apposta alla «r» di fer senza alcuna vocale in mezzo, a differenza di «legor», «legeris», dove fra «leg» e «ris» c'è una «e», qui noi abbiamo direttamente «ferris» e lo stesso «fertur», mentre al plurale c'è l'inserimento vocale «ferimini», «ferimur», «ferimini», «feruntur». Esaminiamo il congiuntivo imperfetto. In questo caso ancora una volta abbiamo una giusta posizione tra fer e re senza alcuna vocale. Però una volta definita quella regola a cui ci siamo più volte rifatti, che il congiuntivo imperfetto discende dalla forma dell'infinito, potremmo quasi considerare normale un congiuntivo imperfetto ferrem, visto che l'infinito è ferrem ferre, cioè l'anomalia è già tutta in ferre, la stessa anomalia che troviamo in ferre la troviamo nel congiuntivo attivo ferrem. Certo, non è come legerem dove leg e rem sono le componenti della parola, ma come legerem deriva da leggere, così ferrem deriva da ferre. Qui mettete molte virgolette naturalmente in quel deriva perché eh, la cosa è molto più complessa di quanto sembrerebbe a prima vista, ma certamente non c'è differenza nel rapporto leggere, leggerem e nel rapporto ferre, ferrem e lo stesso vale naturalmente anche per il passivo. Ricordate che noi abbiamo detto più volte che l'imperativo seconda persona singolare dà il puro tema e così è anche per il verbo ferro dove il tema è ferr con assenza di vocale. Quella assenza di vocale che caratterizza questa flessione è evidentissima nell'imperativo fer, seconda persona plurale ferte, e al passivo, come abbiamo visto che la seconda persona dell'imperativo passivo coincide con l'infinito attivo per quanto riguarda eh, la forma negli altri casi, così anche qui ferre è identico all'attivo infinito ferre, ferimini per fer. Eh, il plurale, l'imperativo futuro c'è soltanto all'attivo ed è piuttosto raro, anche esso ferto, ferto, fertote, ferunto, dove al solito a fer si aggiunge direttamente la eh, desinenza. All'infinito, infine, che abbiamo già esaminato parlando del congiuntivo imperfetto, abbiamo ferre all'attivo, ferri al passivo. Vediamo ora un altro gruppo di verbi derivati tutti da uno dei tre verbi che esamineremo, in cui il fenomeno è analogo, ma con diverse conseguenze. I verbi sono volo, io voglio, e i suoi derivati, nolo, io non voglio, malo, io preferisco. Malo è un formato da magis più volo, io voglio di più. Se voglio di più, dunque preferisco. Come nolo è non volo. Ora la prima persona volo, nolo, malo non ha una diretta conseguenzialità nelle persone successive del singolare perché, nel caso di volo, abbiamo le forme vis e vult, cioè delle forme particolarmente eh, brevi, dei monosillabi, che nel composto nolo non si congiungono con. La negazione non, ma compaiono nella forma divisa, nella forma analitica, non vis, non vult. Dunque, nel caso di nolo, ci troviamo di fronte a una coniugazione in cui in realtà esiste solo la prima persona, nolo, perché per la seconda e per la terza noi prendiamo il verbo originario volo a cui aggiungiamo la negazione. Quindi, dire che non vis è la seconda persona di nolo. È un modo comodo per ricordare, ma in realtà dovremmo dire la seconda persona di Nolo non c'è. Al posto della seconda persona di Nolo si usa volo con una negazione esplicita. Nel caso di Malo invece la, la formazione esiste e da Malo abbiamo Mavis, Mavult. Passiamo al plurale. Volumus è abbastanza regolare e corrispondente di volo allo stesso modo che nolumus lo è di nolo e malumus lo è di malo. Invece torna a essere nell'ambito delle anomalie il vultis che compare come non vultis in nolo, ancora una volta forma analitica e non sintetica, e come ma vultis in malo. Volunt, nolunt, malunt conclude la serie degli indicativi presenti. Il congiuntivo, una volta appreso che ha la forma del verbo sum e quindi è analogo a sim, sis, sit e i suoi composti, possim, prosim e così via, non ci dovrebbe creare problemi sempre che ci ricordiamo che al plurale quella i è lunga e quindi dove la parola ha tre sillabe richiede l'accento sulla penultima. Quindi velim, velis, velit, velimus, velitis, velint, nolim, nolis, nolit, nolimus, nolitis, nolint, malim, malis, malit, malimus, malitis, malint. Analogia dunque al verbo sum e non ad altre forme di congiuntivo delle quattro coniugazioni cosiddette regolari. Infine... Per quanto riguarda eh, gli imperativi, eh, l'imperativo di volere e di preferire non esiste quasi, non esiste per motivi logici, cioè non si può imporre a qualcuno di volere qualcosa, la volontà è quanto di più libero ci sia. Però c'è una imposizione del non volere, nel senso che in latino esiste come unica forma di imperativo legata a queste radici verbali, noli, nolite e al futuro, nolito, nolitote. Questi imperativi non solo esistono, ma sono anche abbastanza frequenti e sono la forma con cui si costruisce l'imperativo negativo. L'imperativo negativo è una delle strutture che spesso nelle lingue vengono costruite in maniera atipica. In logica, in qualche caso, eh, l'italiano ha l'imperativo fa se bisogna usare l'imperativo negativo si dice non fare, dove il fare è l'infinito, quindi con un infinito si costruisce un imperativo. È difficile trovare una motivazione grammaticale eh, banale, semplice di questa vicenda. Così, per quanto riguarda l'imperativo negativo latino. Non essendoci una forma di imperativo negativo espressiva da sola, sintetica, fatta di un'unica parola, uno dei modi con cui i latini usavano esprimere questo concetto del divieto di fare qualcosa era l'imperativo noli più un infinito. Quindi invece di dire eh, non toccarmi, si diceva non volermi toccare. Noli me tangere, frase della Bibbia, come è noto. Allora, noli, seguito da una proposizione all'infinito, rende l'imperativo negativo e questo spiega perché noli, nolite, sia abbastanza frequente in questo tipo di frasi. Sempre nella stessa schermata, accanto all'imperativo trovate l'infinito. L'infinito che viene costruito in forma particolare, perché non avete le desinenze in re. Ma avete una desinenza in cui la consonante si è assimilata a quella della radice, da, cu, da vol, vel avete velle, da nol, nel avete nolle, da mal avete malle. Dunque, in questo caso, la desinenza aggiunta alla radice senza alcuna vocale ha provocato un cambiamento della consonante. Il perfetto. Si costruisce regolarmente dal tema dell'indicativo perfetto e anche per i participi non ci sono particolari problemi. Un altro dei verbi irregolari, anomali, atematici di cui dobbiamo parlare è il verbo andare. Il verbo andare ha come paradigma eo, is, ivi oppure i, itum, ire. Come vedete, la prima persona singolare differisce dalla seconda per quanto riguarda la lettera iniziale, una e al posto di una i, e questa alternanza e i troveremo in alcuni casi della flessione. Al presente, per esempio, abbiamo al singolare e o is it, dove la e è presente nella prima persona. Al plurale Imus, itis eunt, dove la E compare all'ultima persona, la terza del plurale. Non creano particolari problemi l'imperfetto e il futuro una volta stabilito che si formano con i suffissi ba e bo bi-bu, tipici dell'imperfetto. Ba e del futuro B più alta vocale. Quindi ibo, ibis, ibit, ibimus, ibitis, ibunt. Se passiamo al congiuntivo invece troviamo che ritorna quella differenziazione tra vocale E e vocale I, perché il congiuntivo presente si forma con le resinenze tipiche am, as, at del eh, congiuntivo eh, che abbiamo trovato anche nelle coniugazioni regolari, dopo la vocale E, il tema in E, mentre l'imperfetto sceglie il tema in I che è quello che forma anche l'infinito, ire, e ancora una volta c'è una totale coincidenza delle prime lettere del imperfetto congiuntivo con la forma dell'infinito attivo. L'infinito ire avrà la sua flessione con il gerundio che invece ha la forma in e, quindi ire infinito, e undi, e undo, adundum e undo nel gerundio. Le forme i-e si alternano nell'imperativo non al presente, dove è sempre i, sia nella seconda singolare i, sia nella seconda plurale it, ma al futuro, dove la terza persona plurale ha eunto. Addirittura all'interno della medesima forma verbale troveremo l'alternanza nel participio, perché il participio ha come al presente come nominativo iens e come genitivo «euntis». Dunque ci troviamo di fronte a un aggettivo di seconda classe irregolare, in quanto il tema del nominativo differisce in maniera abbastanza evidente dal tema degli altri casi. Infine, ultimo verbo su cui ci dobbiamo soffermare, «fiofis», «factus sum fieri», che è il verbo che più somiglia a «sum», non solo dal punto di vista del significato, divenire, essere, non solo dal punto di vista della sintassi, lo vedremo poi, ma anche dal punto di vista della commistione di temi. Infatti, in Fio Fis, come vedete, il perfetto non compare come tema di Fio, ma compare come passivo di Facio. Factus sum è la forma passiva di Facio. Io sono fatto, dunque divento. In questo caso il tema di Fio Fis Fieri è un tema privo di perfetto che viene sussunto da altra forma. Vediamo ora nella flessione dell'indicativo quali sono le caratteristiche di questo Fio Fis. Non ci sono particolari problemi per quanto riguarda i tempi semplici del presente, dell'imperfetto e del futuro. Se non che il futuro ha le forme fiam, fies, fiet, tipiche della terza, come legam, leges, leget. Quando passiamo al congiuntivo avremo abbastanza regolarmente eh, fiam, fias, fiat e fierem, fieres, fieret. Nell'imperativo, il puro tema fi compare ancora una volta alla seconda persona singolare mentre fite e fitofitote per il futuro sono le rimanenti persone. Esaminiamo adesso le forme nominali. Quando voi vedete la flessione come fio-fis, factus-sum, fieri nel paradigma, vi accorgete che i problemi ci sono, in quanto fio-fis è una forma attiva, factus-sum è una forma passiva, Fieri ha l'aspetto passivo, sarà una forma passiva o deponente, dunque ancora una alternanza di forme diverse all'interno dello stesso verbo. Nel caso del participio factus ci troviamo dinanzi a una forma del verbo faccio. Ma quando prendiamo il participio futuro e leggiamo futurus, futura, futurum, la radice è quella di fui del verbo sum. Infatti, futurus è participio futuro anche di sum. Dunque questa forma futurus che risale alla radice fu viene utilizzata tanto per sum quanto per fio gerundio fiendi gerundivo cioè passivo facendus ancora una volta da facio supino factu ancora una volta da facio e da facio vengono prese altre forme come l'infinito perfetto factum factam factum esse e ...in factum... ...iri... ...nel futuro... ...che però può anche essere... ...nel futuro passivo... ...infinito futuro passivo... ...che compare... ...nell'attivo come... ...futurum messe, ...forma della radice fu... ...del verbo sum... ...perfetto... ...fui... ...infine... ...alcuni verbi... ...si presentano... ...nella forma difettiva... ...cioè... ...in alcuni casi... ...quel completamento... ...che abbiamo visto... ...operato per sum che abbiamo visto operato per fero, che abbiamo visto operato per fio, non viene fatto. E allora noi ci troviamo di fronte a delle forme che non sono complete, ma si trovano, si trovano soltanto in alcuni modi e in alcuni tempi. Non vi faccio qui l'elenco dei modi e dei tempi che compaiono per i verbi che potete vedere ora nella schermata, ma vi dico che per memini, io ricordo, odi, io odio. Novi io so, cepi io comincio e temi del presente, aio io affermo, inquam io dico, for io parlo, abbiamo o soltanto i temi del perfetto o soltanto i temi del presente e quindi soltanto i derivati dell'una o dell'altra forma. Infine proprio. L'ultima categoria di verbi su cui ci soffermiamo in questa lezione sono gli impersonali. Nei verbi impersonali non sono dei tempi a mancare, ma delle persone. Quando noi diciamo piove, abbiamo un verbo che presenta solo la terza persona. È vero, si dice anche piovo dal cielo, ma si tratta delle frasi, di frasi molto particolari e rare. Questi verbi che indicano le condizioni climatiche, le condizioni del tempo e simili anche in latino sono impersonali. Trovate appunto pluit, tonat e così via, altre forme tutte relative a indicazioni del tempo. Ma ce ne sono anche altri come constat, contingit, evenit, che riguardano l'accadere o l'essere noto, altri che sono i verbi impersonali più tipici e quelli di eh, maggiore complessità sintattica indicano alcuni particolari sentimenti, avere pietà, avere penitenza, avere vergogna, miseret, penitet, pudet e sempre all'ambito dei sentimenti rinviano libet e licet. Questa serie di verbi complessi saranno approfonditi ulteriormente nella trattazione della sintassi e quindi possiamo fermarci qui per quanto riguarda la lezione di oggi. Arrivederci.